Buongiorno, buon pomeriggio, benvenute, ben ritrovate, buon inizio di settimana, buon tutto. Buongiorno. Buongiorno. Chi sei? Io sono Roberta De Marchi. Vai. Chi sei? Cosa fai? Dove vai? Un fiorino. Sono Roberta De Marchi, sto trasmettendo da Milano, sono qui con i miei amici. Silvio. E Telmilis. E dalla Spagna c'è Paola che traduce in spagnolo, in lingua ispanica, per tutte le persone che non parlano italiano, ma parlano spagnolo o portoghese. Wow, ma che professionale! Hai visto? Allora, oggi non avevamo proprio tempo. Allora, innanzitutto, grazie per tutti gli ordini che ci avete fatto in questo weekend. Grazie, grazie, grazie e grazie. Anche Paola. Anche Paola ha fatto un ordine. Paola, sul rotto della cuffia proprio, eh? Mezzanotte meno 10. Perché io vi controllo. Voi non lo sapete, ma io vi vedo e vi controllo. Allora, e chissà quando li riceverete adesso gli ordini, intanto li avete fatti, però vi siete aggiudicati lo sconto. E poi da domani ci saranno un sacco di novità quotidiane, che la Thelma non lo sa ancora, ma dopo gliele diciamo. Forse neanche Claudio Silvio lo sa. No, difatti Claudio ha detto, no, difatti, non lo sa nemmeno Claudio, però... Sorpresa per tutti. Sorpresa per tutti, perché nella mia testolina io ho sempre un sacco di pensieri. Ah, e guardate, è già passata la primavera e continuiamo così. Tutti i giorni mille idee. Tutti i giorni mille idee. È che siamo proprio quatergatte, quindi riuscire a fare tutto diventa difficile. Però, con calma e pazienza, intanto... Intanto si inizia a dirlo, magari, vero Claudio? Ma intanto se vi inizio a dire le sorprese dopo, e così ci organizziamo. Poi... intanto non so se avete visto che il sito si sta aggiornando quotidianamente. A proposito di sito, Claudio, dopo ti devo dire una cosa. Sembra che lavoriamo in due posti differenti, no? Ma è che io sto da una parte, Silvio sta da un'altra, la Thelma è appena arrivata e Claudio è qui. Ma loro non si parlano e tu, io ho tutto in testa, quindi stamattina avevo da fare altre cose di là. Quindi dopo vi dico tutto a tutti. Però mi devo prendere un appunto... Aspetta, perché ho sempre un sacco di cose in mente. La Paola dice, io aspetto sempre che finisca il tempo per avere l'onore di essere quella ultima. E no, pensa Paola che c'è stata gente anche dopo di te, di 5 minuti prima della chiusura della mezzanotte. Cioè, non vi dico niente. Ho detto, siete peggio di me quando mi arrivano le offerte di Sephora, le offerte di Zalando. Continuo a mettere dentro nel carrello, no? E poi dico, tanto ho tempo, poi c'è un imprevisto, vabbè lo faccio più tardi, faccio la stessa cosa in realtà quando devo andare in palestra. Però fare un ordine dovrebbe essere piacevole, invece siccome in palestra non ci voglio mai andare, mi prendo sempre gli appuntamenti e se poi non li mantengo mi fanno un mazzo tanto in palestra. Mi mandano una mail con scritto, dalla prossima volta
non ti prendiamo più la prenotazione per almeno 15 giorni. Allora io cerco di mantenere la mia posizione oppure di disdire per tempo. Un'ora prima. L'altro giorno sono arrivata un minuto dopo l'ora col cellulare aperto, lo stesso. Che tragedia. Allora, torniamo a noi. Paola, ho parlato troppo veloce forse? Forse sì. Oggi non mi sono né pettinata, né truccata, né sistemata, niente. Abbiamo l'ultimo blocco del nostro Foxly Village, dove abbiamo questa robettina che all'interno del nostro Foxly non c'è ancora stata. Questi sembrano quelle cose ninja che si tirano. Quindi vi farò vedere a farne una, che anche questa è una sciocchezza. Poi si monta tutto il pannello, quindi per la prossima volta si chiude tutto il pannello con la croce, anche se mia nonna diceva che di croci già ne dobbiamo portare tante, ma questo pannello tutto attorno ha tutta una croce. Se faccio in fretta a fare questa, forse vi faccio anche oggi la croce. Adesso, partiamo! Nel frattempo potete raccontarmi cosa avete fatto nel vostro weekend. Le altre mattonelle sono accatastate qui nella scatola, tutte infognate. Però mi dovresti prendere sul tavolo di là dei miei ordini lo spray, che non ce l'ho qui, ce l'ho di là. Allora, il primo tessutino che andiamo a tagliare, che è il tessutino lettera K. Aspettate che leggo, perché l'ho preso in mano ora, questo bel robettino qui. Perché non ce l'ho la lettera K? Eccola. Una riga, una squadretta, un tessutino. Ah no, devo aprire questo. Abbiamo il pacchettino della giornata da aprire. Questo pacchettino che è arrivato oggi arriva da Biondo Elisabetta di Udine. Una letterina. Brava Luciana. Ma è profumatissima anche questa. Luciana ha detto che ha finito di cucire. Due ricamatina e via. Carissima Roberta, mi sembra di conoscerti da una vita, anche se ho cominciato a seguirti durante il lockdown. Ti ringrazio per tutti i suggerimenti che dai durante le dirette. Auguro a te, Silvio, Telma, Claudio e al piccolo Leonardo tanta gioia e serenità. Un abbraccio, Elisabetta. Che grazie. Tenera. Grazie. Qui ho la lettera di Loredana Corasanniti, che l'altro giorno l'ho letta, poi mi sono commossa. Io mi commuovo sempre quando mi scrivete le lettere. Perché mi scrivete sempre delle cose veramente, veramente, veramente tanto carine. Guardiamo le mattonelline. Roberta ed Elisabetta. Hai visto? Adesso ho proprio i capelli di questo colore io. Ieri sera dovevo fare... Sono profumate. Anche? Anche il cuoricino, sì. Ieri sera dovevo provare a farmi il ritocco del colore, ma ero troppo stanca, non ce l'ho fatto. L'unico modo per avere un amico è esserlo. Elisabetta e Roberta, ecco qua. Bella. Ma che bei vestitini fiorati. Io ho il vestito in pandan con le calze, non vorrei dire niente. Rossella, sono... sabato pomeriggio ho fatto lezioni di yoga sotto gli splendidi. La Michela con il weekend mare. Poi ho passato a tagliare foglioline per le piante dell'erbario. Questo è un ottimo lavoro, ad esempio. Ma tu hai già festeggiato oggi il compleanno di Roberto? Non vuole, ho fatto gli auguri. Ah, non vuole festeggiare perché compie 50 anni? 50 anni no. Perché vedete che è un anno brutto. No, è un anno brutto così, con tutte le cose che succedono. Ed è 70, 50. 50.
Mie, come i miei genitori che non hanno voluto festeggiare i 50 anni di matrimonio. Che gente noiosa, però. Allora, andiamo a tagliare il quadrato centrale di questa cosa, di questa. Come si chiamano quelle cose che lanciano i ninja? Quelle ste. C'è una Ninja. zanzara. Ninja, così. Sai quelle cose che lanciano per tagliare? Questa sembra una di Sembra quelle. Claudio. Com'è Claudio? Lo shuriken, cioè, ma Claudio le sa tutte? La prima cosa che vi dico sempre, appena il ferro si riscalda, stirate i tessuti. Questo era troppo piccolo. Ok. Molto molto bene. Facciamoci dello spazio vitale, così per dire. Abbiamo detto. Vabbè, tutto questo silenzio. Racconta cosa ha fatto. Quanti siamo innanzitutto? 66. Ma dai, un bel numero. Però solo 37 mi piace, dai. Chiedo a tutti quanti, chiudete un attimo la chat. Date questo mi piace per far crescere il video. È un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale, grazie, non vi costa niente. Non dovete neanche pagare, è gratis. Gratis. Aia. Ho delle zanzarine cattive che mi mangiano. Devo tagliare questo bel pezzo di Buon pomeriggio stoffa. a chi arriva! Devo tagliare un pezzettone di tessuto. Oh, che male! Allora, stamattina, Telma, sono andata in farmacia a prendermi delle cose che mi ha prescritto ieri il dottore, ma. Tu sei andata in questa farmacia qua a prendere quella cremina per Leonardo? Ah, io sono andata e ho detto, ma come? La mia amica Telma è venuta proprio qui a comprarle, No, voi io non vi non ci vado ricordate? mai lì. Neanche io non vorrei mai andare lì. Perché è scomodo, come sono i gradini, io devo sempre Ah, lasciare io per fuori il altri passeggino. motivi. Sì, prima già non andavo per quello, però. Non perché siamo prevenute e. A differenza di molte persone, ci rifacciamo dei giudizi altrui. Noi andiamo proprio a vedere e sulla nostra esperienza vediamo che la simpatia, diciamo che non brilla proprio in No, per questa me è scomodo farmacia. per il passeggino, quindi magari se Leonardo dormi non posso lasciarlo parcheggiato fuori, poi diventa un po'. Poi con tutti gli zingari che ci sono qui in zona, magari si può evitare di lasciarlo parcheggiato fuori. Vabbè, Anche il passeggino, diciamo. dopo se mi dai il Dove nominativo. successo? Zingari. Non posso Elisabetta, dire chiedi se è arrivato il cattive. suo secondo pacchetto. Corica? Ah sì, No, Elisa. pari mostra. Ah, lì mostra. Corica, oggi è arrivato il secondo pacchetto di Elisabetta Corica e la ringraziamo e ho detto alla Telma, ma queste dovevano essere, secondo me, le cose che ci dovevano essere dentro in quel pacchettino là. La Perché. Rossana saluta e scappa. Un bacio a tutti, ha messo il like, grazie. Ciao! Daniela Bertoni. Ciao, sono sotto l'ombrellone al mare, un occhio a voi e uno al nipote. Brava! Guarda la faccia bruttissima di quelli che sono sotto l'ombrellone al mare. Silvia, Culo. anch'io sono sotto l'ombrellone e vi seguo. Brava! Spalmatevi la crema, mi raccomando. Stamattina c'era lo sconto del 30% qua in questa farmacia brillantissima sul fianco al mio negozio e ho comprato la crema solare 50 per il signor Silvio.
C'è la crema solare 50 per i bambini con lo sconto del 30% se ti interessa. Grazie, ce l'ho però, grazie mille. E poi ho comperato le altre cose. Insomma, non ho speso niente. Ho visto che c'era... Ma la crema ti era piaciuta? O sì, no? Sì, non mi avevano mangiata le zanzare. Bello, fa effetto? Sì, poi mi sono lavata e mi hanno divorato. Come se niente fosse. Fanno bene quelli che non si lavano. Eh? Fanno bene quelli che non si lavano. Fanno bene quelli che non si lavano, anche secondo me. Ma signor Silvio, noi non andiamo qua. Allora, volevamo dirvi, quando chiude il negozio? Quasi mai, perché ci turniamo. Abbiamo pensato di fare questa cosa. No, signor Silvio? Anche questa è una novità che non vi abbiamo detto. Ma dopo quando chiude... arrivata adesso la Thelma, non potevamo neanche parlarci. Abbiamo avuto un po' da fare. Ah, guarda che abbiamo una new entry. Brava Fiorenza. Una new entry. Fiorenza, ciao, ho scoperto da poco. Non sono molto brava in manualità e creatività, ma sono affascinata da quello che fai. Di quello che fai vedere. Allora, siccome abbiamo fatto centinaia e centinaia di video, li puoi guardare tutti, così la tua manualità piano piano aumenta. A furia di guardare le tue mani faranno da soli, vedrai. Esattamente così, e andrai via come una lippa. Cosa sto facendo? Facciamo due quadrati, disegniamo la nostra diagonale. Volete che canto? Splendido righellino diagonale. Quello splendido righellino diagonale deve arrivare, no, signor Silvio? Questo che abbiamo... è da 20 centimetri. Sì, perché quello piccolo non attraversa perfettamente la diagonale, quindi ho utilizzato quell'altro. Tessuto bianco. 20. Da 12 pollici e questo è da 6 pollici, no, questo è da 8 pollici in centimetri. Oh, non mi resta più in mente la cosa. Allora andiamo innanzitutto a stirare, vabbè, ho butto in terra un pezzettino di tessuto. Secondo me a te piace il drone perché ti sembra una borsina. Sì. Il drone è questo qui, è una cosa, io lo trovo comodissimo. Me lo devo spostare perché l'ho messo in una posizione che in realtà non mi è proprio comoda come l'avevo messo l'altra volta, ma lo trovo una cosa fighissima. Un po' di stoffa. Sembra la coda della sposa. Allora, settimana prossima sarà l'ultimo lunedì per fare questo lavorino. E poi partiremo con un nuovo progetto, ovviamente. Sempre di lunedì pomeriggio? Non lo so, adesso dobbiamo decidere, perché finiamo tutto quello che abbiamo in ballo, oggi, domani, dopodomani, e poi si parte con una nuova avventura. L'anno scorso, ma quando abbiamo finito? Verso l'infinito e oltre. Quando abbiamo finito di fare i video tutorial? A luglio abbiamo smesso, vero? Sì. Però loro poi cosa fanno sotto al sole senza i nostri video tutorial? Sì, guardo le puntate precedenti. Come siete cattivi. Doveva fare un mystery a portata da viaggio. Un mystery da viaggio, sì. E mi hanno lasciato a casa tutte le cose. Le possiamo spedire. Adesso vedremo cosa fare nei prossimi, nelle prossime settimane. Dovremmo decidere. Un mystery diverso. Eh? Un mystery... Per fare un mystery carino. Sì. Un mystery misterioso.
dobbiamo organizzare un po' di cose, oltre a sbancarare questi metri cubi di roba che sono arrivati oggi. E le signore, ah, ma dopo ce li fai vedere a sbancalare? C'erano, ho messo 31 gradi all'ombra, ma magari no. Dopo vediamo che cosa riusciamo a fare. 1, 2, e poi sempre quell'altro, questo. Vedete, questi blocchi del mese di Natalie Bird, a differenza di altre designer che comunque distribuiamo, molto brave, molto brave, molto brave, sono veramente elementari. Quindi non escludo che inizieremo un altro blocco del mese. Vedremo strada facendo. Questa settimana dobbiamo assolutamente organizzarci per finire un tot di lavori e poi vedremo. Voi avete delle preferenze? Esprimete il vostro parere. A noi ci piace sentirlo. Allora, innanzitutto la prima cosa che facciamo è andare... Wow! La Domenica dice che ha salvato 150 video. C'è tanto da riguardare. Mister. Tantissimo. Beh, per le new entry sì. Con Silvio volevamo rifare, abbiamo detto, dei vecchi video per farli meglio, i primi che abbiamo fatto, quelli sull'appliqué, per fare una cosa un attimino più carina. Ma abbiamo due cose da finire assolutamente in questi giorni, quindi prima si finisce una cosa, si evadono gli ordini. Maria Volpi dice qualcosa all'uncinetto, più comodo sotto l'ombrellone. Lo stiamo preparando un lavoro all'uncinetto, abbiate pazienza. Paolo, 32 gradi ci sono adesso all'ombra del mio salotto. Dentro in casa? Che bei momenti. La Luciana dice che oggi ho visto che qualcuno fa dei video di sera e di mattina, il martedì alle 21. Che pensa? Chissà chi è. Allora. Incominciamo a cucire qui, non sulla diagonale come abbiamo fatto le volte scorse, ma cuciamo un quarto a destra e un quarto di pollice a sinistra della nostra diagonale. Utilizzando il piedino. Utilizzando il piedino con... quarto di pollice. Con il quarto di pollice per allinearti. Con chi parla Claudio? Allora, mi esplode tutto il naso. Una volta cucito a un quarto di pollice a destra, un quarto di pollice a sinistra. Che cosa dice Silvio? C'è Luciana che dice venerdì non era a casa. Ah, ma ti ho messo il like, sì. Sì, è entrata per me. Pensavo che non l'aveva messo. Qui vi controllano, poi pensate a me, ma invece qua anche loro vi controllano. Mica si scherza. Vi ricordo sempre, per favore, di seguirmi sulla mia pagina Instagram, perché così la facciamo crescere. E tra poco, se ce la facciamo, andremo online anche sulla pagina Instagram. Adesso dobbiamo prendere un programmino, insomma, poi faremo un sacco di cose. Abbiamo da fare. Così ci potrete vedere con comodità un po' ovunque.
Nel frattempo, nei prossimi giorni verranno caricati tutti i nuovi tessuti Lessien che non sono stati ancora caricati, comprese le collezioni di Lynette Anderson e Yoko Saito e Gera Bradwing. E poi cosa? Quelle di Lessien, diciamo, basici. I basici di Lessien e a breve anche Tilda, la nuova collezione, che è in preordine, ma a giorni arriverà anche quella. Assieme ai libri non ci manca niente questa settimana. Quando è che volevamo partire per fare le consegne, andare a trovare le follower? L'anno prossimo. Una cosa alla volta, non facciamoci la testa, perché sennò poi veniamo presi dall'ansia e dallo sconforto. Ma che tenero che è questo colorino qua? Perché sembra lilla, poi messo così proprio invece è un bel rosa antico. Tagliate via. È romantico. Tagliamo via gli angolini. Oggi è la giornata internazionale del bacio. Signor Silvio, vuoi un bacio? Dopo. Ok. Voi vi siete baciati? Vuoi Claudio? Tocchi. Tu il vicino di casa. Voi vi siete baciati, che è la giornata internazionale del bacio, con chiunque. Io bacio. Un bacio appassionato. Io non sapevo che era la giornata del bacio. Ah. Mi sono nel tuo posto. Non lo sapevo nemmeno io. Pensa che questa notte ho sognato di baciare una persona e poi mi sono svegliata e ho scoperto che casualmente era la giornata internazionale del bacio, ma... Perché fate? Perché la Luciana dice che da lei, come ti segue, sono arrivate delle proposte per seguire altri video in quell'orario che... Ah sì? No, non guardarli, Luciana. Le stesse proposte. Le stesse proposte? No, non guardarli. Non fai niente. Le stesse orari. Non importa. Ma che tenero è questo lavoretto? Ho notato che la colla Acorn dentro, siccome non pulisco mai bene l'ugellino, mi ha fatto un po' di schifezza dentro nel buchetto qua. Allora dopo la devo pulire con lo spillo, sempre perché sono noiosa. Bene, ora andiamo a cucire i nostri pezzettini tra di loro. Utilizziamo la nostra fantastica, le nostre fantastiche micro perle di gel di colla Acorn, volevo dirvi. Lorenza dice: sei una fonte inesauribile di bellissimi progetti. Ahimè, sono una persona molto impegnata. Non importa, basta farli uno alla volta. Basta organizzarsi. Basta organizzarsi. Per questo un giorno porteremo qui in diretta la nostra Noemi, che lei farà lezioni di come organizzarsi. Di come organizzarsi, esatto. Di come organizzarsi e fare tutto. Non so lei come fa, però è più bravissima di noi, molto di più. Difatti io questa sera mi ero presa gli appuntamenti in palestra e poi, visto quello che c'è da fare, ho già disdetto. La Luciana dice: no, no, nemmeno per sogno. Poi Adele: ecco perché ti prude il naso, perché devi dare o ricevere dei baci. Hai visto? Difatti a Milano si dice: quante prude il nas, pugno bas, nuita che pias. Comunque una cosa che piace, pugni o baci. Difatti la Lorenza, che ha detto che era tanto impegnata, finisce la frase dicendo: ma con la fantasia lavoro tantissimo. Vabbè, quello pure io, cosa vuol dire? Io poi? Beh, abbiamo qui un mago fantastico, una ma maga. Ma vuoi venire a spiegarti come organizzarsi? E io come usare la fantasia. Elisabetta Biondo, che ti ha inviato la mattonella. Ciao Elisabetta. Dice: fantastica con l'Arcor. Mentale. Ma con l'Acorn il materiale sì. Giusto, il risultato è ottimo.
Sì, semplifica tantissimo il lavoro. Allora, ieri ero a pranzo da una follower e poi al ritorno avevo sempre un milione di cose da fare, ovviamente. E guardavo un cestino vecchio che ho comprato a un mercatino di ratafogna, cioè era un vecchio cestino da cucito di qualche signora anziana che è morta. E io l'ho acquistato per niente, ma non ho neanche guardato quello che c'era bene dentro. Ho fatto una foto l'altra settimana e poi via. Ieri sera allora volevo pulirlo mentre stavo cucinando per oggi e ho guardato dentro che cosa c'era. Cioè, questa vecchietta era troppo avanti, a parte un milione di gancini per il reggiseno e va bene. E una scatoletta di bottoni di madreperla, di quelli da cambiare alle federe di una volta. E va bene, poi era una signora che ricamava evidentemente perché aveva un telaietto di legno piccolo così coi tarli, quindi devo stare anche attenta ai tarli. E aveva tantissimi punteruoli da ricamo dentro, sapete quelli per fare l'intaglio, di cui due di avorio fighissimi, ma dentro che cosa aveva? I ferri circolari vecchissimi. Quindi chissà da dove arrivavano quei ferri circolari che in Italia non si usavano tantissimi anni fa, quindi glieli avranno sicuramente portati dall'estero. Poi aveva dentro tutti i rocchetti di filo di legno vecchi, vecchissimi. I metri, ne aveva dentro tre, aveva dentro 5 metri. Uno di quelli gialli, avete presente quelli della mamma, arrotolati, di cartone, era praticamente talmente era vecchio. Uno un pochino più nuovo, sempre giallo, e poi aveva dentro 3 metri di quelli che tirate che poi col pulsantino tornano indietro, sempre del Carlo Kudelga, come si dice a Milano. Un po' squinternati perché al posto del gancettino che tirava uno aveva una spilla, un altro aveva un fiocchetto di lana, un altro aveva un'altra fognatina. E poi sempre dentro in questo cestino, la cosa sconvolgente, c'era dentro un rocchetto di filo di nylon. Chissà cosa faceva. Poi c'era una piccola lente perché non vedeva, una lente di quelle dei bambini, ma si vede che per ricamare questa signora anziana ne aveva bisogno. E quindi la lente, ma il rocchetto di filo di nylon già usava. Vi rendete conto? Ah, cose da matti, eh? Sono rimasta veramente E stupefatta. perché, dice la signora anziana, magari era la sua cesta della vita. Se era da rottamare perché la signora anziana non c'è più, secondo me. Sono andato all'RSA. O è andata all'RSA e lì, visto il Covid, l'hanno stroncata questa povera donnina, visto cosa hanno combinato. Saltiamo. Dice Luciana Chiedi, per rispedirti le amiche è meglio per posta o per corriere? Mi consigliate? Allora, abbiamo visto che non sempre il postino ha voglia di consegnarci la raccomandata e ne abbiamo due da andare a ritirare. Quindi o per posta e ce la mettono dentro nella buca o per corriere e il corriere la consegna sicuramente. Questo è indifferente. Il problema delle raccomandate è che non è lo stesso corriere che evidentemente la mette nella buca delle lettere, oppure quello che la mette nella buca delle lettere è talmente pigro che non vuole scendere per consegnarla qui. E a noi ci fa innervosire, perché per andare in posta qui a Milano non è come andare nel No, anche perché non paesino, è qui non è dietro qua l'angolo. dietro l'angolo la posta, quindi ci mettiamo 2 ore. E in questo momento 2 ore di tempo sono preziosissime. Tornando alla cassettina, la Deli dice, della serie non si butta via Non niente. ti butta via niente. Allora, Anzi, io si recupera. ho recuperato tutto, ho pulito il cestino, tarlato pure quello. Poi ho sistemato tutto, i fiocchetti di filo li ho messi dentro in un vaso di vetro che ho, pieno di rocchetti. Poi ho pulito tutti i metrini, ho pulito tutte le mie cose, le ho rimesse dentro assieme a tutti i gancetti dei reggiseni e le altre cose, dei gomitolini di filo che avevo, ho fatto un cestino tutto in ordine adesso. Elisabetta Biondo dice che ti ha spedito per corrieri venerdì e oggi sono già arrivati. Sì. Costa un po' di più, ma hai la sicurezza che arrivano. La sicurezza, vorrei dirvi che non ce l'ha nessuno, però diciamo che sono più precisi, insomma, poi noi lavoriamo con tanti corrieri, ci conoscono, quindi teoricamente dovrebbero essere più precisi. Praticamente fanno sempre quello che hanno voglia. Stamattina l'ha scritto Adele.
che gli sono stati consegnati finalmente i pacchi, li ha baciati. Vi diciamo che ad un negozio, quindi non a un privato, abbiamo fatto una spedizione di imbottiture l'11 giugno. È arrivato oggi. Quindi a volte arriva il giorno dopo, a volte non arriva più. Con mail di sollecito, parolacce, qualsiasi cosa gli abbiamo tirato dietro. Eppure, non alla cliente ovviamente. Noi eravamo solo mortificati perché... Ma i corrieri tanto se ne fregano. È più veloce forse, sì Luciana, penso che sì. No, è sempre relativo, guarda cosa ha raccontato Roberta adesso. Allora, adesso teoricamente il problema sono i pacchi grandi ingombranti, no? Quelli piccoli vengono consegnati abbastanza velocemente. Insomma, quelle spedizioni che stiamo facendo il giorno dopo, ultimamente sono arrivate. Carino. Ci sono gli uccellini che si danno un bacetto. Gli uccellini sì, si danno i bacetti. Sto aprendo dietro questa sorta di girandolina. Ciao Wish, come va? È tanto che non vieni a trovarci. Wish sta già diventando gatto grande. Sì, e vero? Rompe come un gatto grande, difatti. Assolutamente. Non è più carino e io lo minaccio tutti i giorni di comprare un gattino fatto a forma di leone che lo mangia. Perché non è più carino come quando l'abbiamo comprato. Comprato si fa per dire perché è arrivato, ma... Ma una volta era un gattino piccolo carino, come tutti i bambini, poi crescono. E non si ricordano più della mamma che gli vuole tanto bene. Non importa. È arrivata Lorraine. Che in settimana riceverà i suoi quilt. Finiti di trapuntare oggi. E sarà una donna molto felice. No, dobbiamo spedirglieli prima, non glieli possiamo portare giù noi. Cioè, dipende quando andiamo giù. Perché lei deve montare il binding, no? Wish, dove sei? Cioè, in perlustrazione, Wish. Esce, adesso va lì a dormire. Ha detto yeah, molto ciao. Felice. Sono la tua mamma, vieni a salutarmi. Niente da fare. Quando crescono non si ricordano più dei genitori. Esce, dove vai? Qui dovete aprire. Sei un'anima in pena, eh? Troppo tenero. Liquido magico. Adesso lo spruzzo questo.
cosa fa in quel buco lì, Wish? Ok, questo è questa cosa che non ricordo come si chiama, che ha detto Claudio. Fa niente. Adesso andiamo ad aggiungere questa striscettina. Shuriken. Andiamo ad aggiungere questa striscettina e questa striscettina. Poi voi farete questo e questo, tutto il resto lo monterete. Chi lo sta già facendo? Ora però devo andare a vedere le misure. Quanto misurano queste belle striscettine? Tessuto fiorellino. Allora, chiudiamo il tappo, sennò poi mi lamento che dentro si ottura sempre. Delicatissimo, quando ti muovi. Una volta era carino, delicato e simpatico. Poi, purtroppo, è cresciuto. Allora, andiamo sempre a mettere la nostra collina Acorn. Più veloce della luce. Sì, sono più veloce del West. Il tavolo è un po' disordinato in questo periodo. Non ho usato il sesto dito, ce l'ho anche qui. Andavo velocissima. Come una lippa, esatto. Sempre più veloce del West. Ho la macchina per cucire più veloce del West. Adesso andiamo a montare la striscettina sotto, quella con le bestioline, quindi questi tessuti già ce li possiamo togliere in mezzo. Anche questo qui con le bestioline, via. Che è la lettera... Ok. Lo stiriamo. Che ore sono, per favore? 17 in punto. Allora ce la facciamo a fare anche quella mattonella semplice, tanto sono pochi quadrati. Così ci portiamo avanti con il lavoro e per settimana prossima abbiamo solo il montaggio, La
Train afferma che è la macchina più veloce che ci sia nel web. Ok, tiriamo la nostra striscettina e il blocco. Abbiamo simulato il primo blocco patchwork di questo lavorino. Aspettate che mi punto l'inizio e la fine, così riesco a diluire bene tutta la parte interna. È corretto, sì. Possiamo andare a cucire. Questo blocco terminato, voi uguale ne farete un altro per chi lo sta facendo, poi monterete tutto assieme all'appliqué. Perfetto. Ora, siccome siamo arrivati un pochino in anticipo, vado a vedere se ho qui la dispensa dell'ultimo quadrato, che dovrebbe essere, eccolo qua, il blocco 10, che è quello che ci permette di fare tutta la cornice attorno. Adesso ho scombinato tutti i blocchi e aspettate che mi rimetto fuori questo lo rubo, non so com'era. Dopo li risistemo. Ecco qua, vedete, questo ci permette di fare tutta la cornice attorno. Allora, prendiamo un... sono fatti a caso con tutti i colori? Mi sembra di sì. Quindi ci serve un bianco. Ok. Avevo la striscia bianca qua. C'è qualcun altro di nuovo che ci guarda? Fatevi avanti! Fate con Fiorenza! Presentatevi! Magari ci sono persone timide, Fiorenza è meno timida. Ma quanti siamo? 84! Dai, che mi state seguendo? Che figata! Pina dice, che cosa meravigliosa che fai! Pina Pittorri, mi sembra che sia nuova! Sei nuova, Pina? Raccontaci! Pina Pittorri, mai sentito? No, magari new è nuova. Entry. Una new entry, sì. Allora, questo è quello che vi permette di fare tutta la parte esterna del vostro lavoro. Io leggo sempre le misure perché non è che lo so a memoria, lo sto facendo esattamente qui con voi. Allora, c'è una chissà fa dal vivo. Cosa vuol dire chissà fa dal vivo? Che uno che sa che è bravo nel suo mestiere fa così in diretta. Veramente? Sì, è nuova. Così se faccio qualche cavolata faccio un figurone. Ben arrivata tra di noi. Lo sai che abbiamo fatto tanti video in questo periodo? Veramente già da un po', però ne facciamo sempre tanti. Approfitta a iscriverti al canale.
soprattutto attivare le notifiche. Come si fa ad attivare le notifiche? Sì, sì. Dove c'è il bottone iscriversi, al fianco c'è un campanellino. Premete quel campanellino che così tutte le volte che viene caricato qualcosa sul canale o che Roberta va in diretta, ricevete la notifica. Giusto Claudio? Giusto Claudio? Lo dici tutte le volte? Adesso ti è venuto il dubbio? No. No, però volevo... Volevi una certezza? Sì. Claudio dorme. Ha fatto un pisolino. Ma c'è Claudio? Sì, ha risposto. Ah, non sentivo, io da qua non sento. Io sento la tastiera per questa. Questa, di questo qui, ne dovete fare, non so quante, ma tante. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mattonelle. Tutte uguali. Possibilmente con il centro tutto rosso, come c'è lì, e non come ho fatto io. A cavolo, ma adesso lo recupero perché pensavo di farle di tutti i colori con gli avanzi, ma ne faccio una precisa come c'è scritto lì, se no. Insomma, se lo volete le potete fare anche tutte uguali anche voi, cioè tutte diverse, oppure tutte con il centro rosso come da schema. Aspettate che prendo la mia scatolina dove ho dentro tutte le mie cose, vado a prendere il mio pezzettino rosso, patan, trovandolo, eccolo qua. Questo pezzettino piccolo è sufficiente. Adesso tolgo tutto. Vado a stirare sempre. Vedete che non bisogna mai buttare via niente. Andiamo a rifilare. Quindi, se volete, li fate tutti colorati, se no, come da schema e descrizione, li fate esattamente come dice il cartamodello. Con il centro rosso. Quindi poi sta a voi, volete farvi fuori tutti gli avanzini, li fate fuori, volete dare un'omogeneità al vostro lavoro, li fate tutti con il centro uguale. E voilà, quindi due opzioni. Qui, meglio della colla Acorn, che cosa c'è? Niente. Le micro perle di gel di colla Acorn. E in un attimo avete fatto questi 40.000 quadratini sul bordo. Quanti ho detto che erano? 42. Ah, c'era quasi 40.000, 42. Ovviamente li potete cucire tutti in serie. È un filino più comodino. Hai visto Silvio? Sono stata più veloce della luce e più veloce del West con la mia macchina. Vi ricordo che la colla Acorn funziona sempre se l'attivate con il ferro da stiro, perché si attiva con il calore. Vi stai contando?
Erano 11 e poi qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 22 e 4 e 20? No? 2, 4, 6, 8, 10, 40, 10, 20, 30, 40. Vabbè. Tanto chi ha il kit dopo se li conta. Quindi 40, non 42. Bene, abbiamo fatto questo. Adesso andiamo ad appiccicare questo qua. Lo sai che si puoi far vedere la foto di qui? Sì. La copertina di carta modello. Per piacere. È carino, Loren? A me piace tantissimo. Metto giù. C'è anche la volpe. C'è anche la volpe, sì. Si chiama Foxley Village. Ultimo e poi cuciamo tutte le nostre striscettine assieme. Vi ricordo che la colla è idrosolubile, quindi poi quando la lavate si scioglie e scompare miracolosamente. Non guardi i tuoi video perché non ha wifi e è bloccata al mare. Oh. Però può riguardare le sì, assolutamente. Adesso ve lo dico. Ah, lo sa Claudio. 180 per 215 centimetri. Allora, stai giù. Grazie. Ecco qui, adesso sempre la magica colla Acorn. Sovrapponiamo, facciamo coincidere perfettamente gli incroci, stiriamo per attivarla e cuciamo. Anch'io ho qualcosa da dirti. Segreto? Una diretta. Una sorpresa. Io sono come i bambini, aspetto sempre le sorprese. Colla Acorn.
parte, eh? Ecco qui. Alla fine, appena arrivato, dice: ti seguo da un paio di mesi, sono iscritta al canale, mi piacerebbe tanto imparare a fare le tue cose. Bene, cosa ti manca? Iniziare. Iniziare? Cosa ci vuole? Pina, forza. Vai, la la la. È la cosa principale, no? Mi interessi. Sì. Tutto il resto avviene. Tutto il resto viene da sé. Se non si inizia, non si arriva mai. Esattamente. Ta-da! La nostra croce da portare. Ora diamo una stiratina approssimativa, un secondo, poi dietro apriamo in modo da avere meno spessore nelle sovrapposizioni. Allora, perché con la colla Acorn è piatto, incollato, sì. Quindi lo apriamo e apriamo tutti e quattro i nostri angolini. Sì, li vorrei schiacciare un attimo con il rullino, così sono più. Precisione! Ti viste? E ora una bella stiratina. Voilà. Aprite bene sempre le cuciture, mi raccomando. Ti ricordi quando avevamo più tempo, signor Silvio, che cucivamo assieme, uno tagliava e uno cuciva? Negli anni dei tempi che furono. Anche con la Thelma uno tagliava e uno cuciva, ti ricordi? Adesso non ci abbiamo più tempo né di tagliare né di cucire. Non importa, verranno tempi migliori. Allora, vi ho fatto vedere tutti i blocchi patchwork contenenti in questo Foxley Village. Vi ho fatto vedere l'ultimo blocco, che è uno di questi due qui. Ora sta a voi, chiaramente, comporvi tutte le parti in appliqué. La camicia sporca. Giro. Adesso di questo farete, abbiamo contato, 40. Vado a leggere, perché magari c'è scritto. 40 blocchi, basterebbe leggere le istruzioni in inglese. 40 blocchi che contorneranno tutto il vostro quilt. Per la settimana prossima, vedremo se di lunedì o di quale altro giorno, vorrei farvi vedere il quilt almeno montato. Non so se è tutto cucito con tutte le parti, però sicuramente con gli appliqué incollati. E poi decidere che altro progetto fare. Laura Sorrentino, ha scritto a Pina veramente. Io ho cominciato il corso base e sono oltre la metà. È bellissimo. C'è gente che sta iniziando anche ieri, che ha iniziato ieri, che inizia oggi. C'è un sacco di gente. È bravissima a insegnare. Con il suo corso base impari subito. Quanti complimenti. Come si fa a fare il corso base? Chiede Pina. Allora, Pina, Claudio ti segna il numero di telefono e vivi in Italia, Pina? Se Pina vive in Italia, dopo ci telefona e Claudio spiega come fare i costi, le modalità di pagamento, o Silvio o qualcuno. E se invece vivi all'estero, basta che ci scrivi dopo un messaggio privato o un WhatsApp. Ma un WhatsApp no, perché non è il numero. Adesso Pina ci risponde se vive in Italia oppure no. E quindi, bene. Tengo il ferro da stiro, la macchina per cucire l'ho già spenta, per oggi è tutto. Cosa dice Pina? No, sì, non so cosa, mi sono uscito Roma. Ah sì, allora puoi telefonare dopo in negozio e loro ti spiegano tutte le modalità.
Siamo già 300 iscritti al corso di Patchwork Base, quindi tantissimi. E se hai Facebook, c'è anche un gruppo Facebook di supporto dove tutti scrivono, postano i lavori che stanno facendo, ma solo per gli iscritti al corso di Patchwork Base online. Quindi sono 20 lezioni, adesso manderemo online finalmente le ultime due lezioni e poi si può rivedere tutte le volte che si vuole. E poi potete scrivermi. Oggi c'è una signora che mi ha scritto un sacco di volte perché magari aveva dei problemi con il righello, ne aveva preso quello lungo della Fishcast, poi quello corto, insomma, non si trovava, voleva questo della Z, gliel'ho messo da parte e verrà spedito. Bene. Grazie, dice Luciana, è sempre bello stare insieme. Grazie a voi, grazie per essere stati con noi anche oggi, vi proporrò un nuovo progettino carino per la prossima settimana, intanto all'interno del... Ricordati di pensare a qualcosa per sotto l'ombrellone. Per sotto l'ombrellone, mercoledì ve lo postiamo, sappiamo già cosa farvi fare sotto l'ombrellone. Ma tu, dove pensi che io vivo? Vabbè. La Elena sta facendo per il sotto l'ombrellone. Siamo già a buon punto. E spoiler! Quindi mercoledì vi postiamo, mercoledì pomeriggio qualcosa, non so se mercoledì perché Claudio poi deve digitare le istruzioni, insomma. Ma che faccia che fa Leonardo? Mi state svegliando. Bene, allora, ci vediamo domani sera in diretta. Cosa c'è domani sera in diretta? Non lo sappiamo. Forse abbiamo finito? Sì. Non lo so, vabbè. Ci vediamo domani sera, verso le 9. Diretta sempre qui sul nostro canale YouTube. Basta, andate. Diciamo tutti assieme la parola magica. Cucite, cucite, cucite. Grazie per essere stati con noi anche oggi.